ragazzi! Ciao ragazze! E benvenuti ciao bambini e ciao bambine! Ciao bimbi, ciao bimbe! Benvenuti in questo nuovo video, un mukbang speciale perché siamo tornati da poco da Amsterdam e abbiamo un sacco di cose. Chi ci segue su Instagram ha visto nei nostri gestori. Abbiamo comprato un sacco di cose, abbiamo pensato di fare questo mukbang in cui vi assaggiamo queste cose insieme a voi. Tipiche di Amsterdam. Sì, tipiche di Amsterdam. Ci abbiamo anche tutte le vostre domande qua su Instagram e vi vogliamo parlare anche un po' di come è andato questa fuga a Amsterdam stupenda. Sì. E poi ho comprato un po' di cose perché sono stata anche da Primark, ho comprato un po' di cose per baby, per il mio baby, il nostro baby. Per il bambino. E ho comprato tante cose anche di souvenir che però vi mostrerò nel vlog che registrerò penso domani e metterò come secondo video della settimana, penso giovedì o venerdì. Però prima di iniziare vi volevo dare una bellissima notizia riguardo i gioielli, poiché sono tornati disponibili gli anelli che voi in tante aspettavate. Lo sai amore, me lo chiedono sempre, ogni giorno, questi argento erano finiti, adesso sono tornati, quindi li potete acquistare. E in più vi do anche il codice sconto perché so che vi piace fare scorta di gioielli e abbiamo fatto per 3 giorni la promozione sui gioielli con il codice sconto gioielli15. Avrete il 15% di sconto su tutti i gioielli, quindi approfittate, prendete gli anelli, le collane, stanno già finendo, è vero, le collane, queste qua monete anche sono belle, gli orecchini, comunque tutto, venite a vedere su caritashop.com e approfittate ragazze. Allora iniziamo, qua abbiamo, faccio un po' di cosine, questo formaggio, noi siamo stati dove ci sono i mulini adesso non ricordo bene come si chiama il posto, comunque si raggiunge dalla stazione centrale con un bus, 20 minuti dalla stazione centrale e si va a vedere questi mulini, è stato stupendo, abbiamo comprato questo formaggio che è un cheese extra old, questo è, man mano che li faccio vedere magari tu le apri, questo qua è tipo invecchiato. Però è buono ragazzi. Li abbiamo assaggiati anche lì, io l'ho assaggiato tutti. Questo si chiama Baby Goat. Non l'assaggiati, l'ha finito. Abbiamo proprio mangiato. Baby Goat, amore, non potevamo non prenderlo, Baby Goat. Questo qua è, dovrebbe essere tipo quello giallo, ma sta registrando amore? C'è il rec? Io mi faccio sempre questa domanda. Non lo so. Vedi tu amore che io sono cercata, mio Dio. Ti sei dimenticata di prendere la forbice? Infatti prendi la forbice. Made in Holland, Baby Goat. È molto molto buono e poi c'è questo che avevo troppa voglia di provarlo, è il formaggio affumicato smoked cheese, questo è tipo una salsiccia ed è molto buono. Poi ho preparato le olive condite con olio, sale e pepe e qua delle crudité, cioè praticamente verdure lavate, cetriolo, pomodorini nella spatolina, l'hai fatta vedere questa mitica spatolina? Ragazzi, questa qua è la spatolina per il formaggio, per tagliare il formaggio, allora lo puoi usare o così oppure così a pezzetti. Allora, a pezzetti è quello, il formaggio duro, questo comunque questo va bene, peperoncini, verdurine, bisogna fare così, vedete? Sì, guardate, amore, ma forse dobbiamo prendere dei piatti, mettiamo. Vai, prendi. Nel frattempo che Dario taglia vi faccio vedere anche le altre cosine che abbiamo, un sacco di cose. Allora questo qua è sono dei biscottini però salati al formaggio ed erano troppo troppo invitanti, li abbiamo presi, si chiamano Gouda Cheese Crispy Roca, comunque origina biscuit, quindi abbiamo anche questi. Poi abbiamo questi qua. Questi sono troppo carini, sono fatti tipo a cuore, cheese palmer, vedete, sono fatti tipo così e sono altri biscottini. Poi ci sono questi che però sono dolci e sono, sopra c'è scritto, ma non si capisce nulla, Golden Cravel King. Golden Cravel King. Sono tipo dei biscotti ripieni che non vedo l'ora di assaggiare. Poi ci sono questi che li abbiamo terminati tutti, sono rimasti pochi, sono i classici biscotti, quelli olandesi, appunto croccanti con il miele, dentro cosa c'è, miele, marmellato, non so. E poi qui, allora qui c'è, vi dico, qua c'è la mitica maionese truffle mayonnaise, cioè la maionese al tartufo che appunto va accompagnata ai formaggi. Poi qua non finisce qua, abbiamo anche il dessert. Poi qua non finisce qua. Abbiamo preso proprio perché per restare fit. Dario ha preso questi cookie che non li avevo mai visti, sono troppo carini. Sono i cookie agli Smarties. Ha detto no, dobbiamo troppo prenderli, quindi li metto qua.
Poi abbiamo un bel bombolone alla Maria, alla marijuana, che costano un sacco questi bomboloni. Comunque là sono tutto a base di erba. E poi queste qua che sono delle pastiglie, che sono tipo delle pastiglie di cioccolato ripiene. Ma che pastiglie? Mangeremo questo formaggio, raga. Bellissimo. Nel frattempo prendo le vostre domande mentre Dario taglia il fumage. Puoi tagliarlo anche con quello. No, questo con la cubetta. Cioè, lo fa con quello. Metto due olive, amore. Sì. Se voi lo doveste chiedere, questa non è la nostra cena, ma il nostro dopo cena, perché dopo noi abbiamo già cenato, vabbè, le tralasciamo, ma facciamo finta che siamo digiuni. Basta, Penso che hai messo tutto, poi ci sono gli biscottini vicino, vabbè, lo apriamo dopo. Allora, c'è Luca, ciao Luca, Luca. Un bacio grande che ci chiede, qual è il vostro cibo preferito olandese? Mi salutate, un bacione da Luca, ciao Luca. Ciao Luca. Allora, sicuramente il formaggio, anche se adesso te lo confermo, però l'abbiamo assaggiato già là. È il più buono che ci sta. È buono. Raga, è veramente buono questo formaggio. Io l'ho assaggiato tutti quando erano là in esposizione. Sì. L'ho assaggiato tutti perché ovviamente sono incinta. Sono là per assaggiare comunque. No, però io comunque sono incinta, quindi non potevo non assaggiarli tutti, perché... Cioè, dopo mi veniva la voglia, quindi l'ho assaggiato di tutti e mi sono sacrificata, insomma. Quando andrete a vivere nella casa nuova, non mi piace un sacco il formaggio con le olive. Cosa questo non lo sappiamo neanche noi, quel tempo. Speriamo presto. Speriamo presto. Soprattutto perché sia io che Dario siamo molto scaramantici, però c'è da dire che abbiamo avuto una bellissima notizia per la casa, vi giuro. Sì. Probabilmente stavamo a Amsterdam e abbiamo avuto questa notizia. Allora, chiamate voi dell'agenzia. Speriamo presto. Metti questo qua, questa è la salsina che faccio con la salsa di soia e limone per le verdurine. Ogni tanto mi bagno un cetriolino. Me lo guardo. Allora, continuerai a filmare vlog con il bambino? È il bambino che filma il vlog. Filmerà vlog a noi. Si cambierà la scena. No, inizialmente no, ovviamente, perché sarò molto molto indaffarata, però questo è buonissimo. Questo è più morbido. È vero. Invece questo qua è più duro, più saggiorato. No, questo è più dolce, questo qua. Questo è più dolce. Yeah. Però è anche più morbido. Yeah. Secondo me è più buono questo. Questo è tutto buono. Debole. Allora. Amore, questa è una cosa che ci vedono in tantissime. Beh. Quando avrete un figlio? Quando avrete un figlio, poi non si può chiedere più. Eccolo. Baby dolce, lo cercavate o è stata una sorpresa? Vogliono sapere se è capitato oppure se l'abbiamo cercato. No, è stata una sorpresa. È stata una sorpresa perché comunque l'idea c'era. Perché comunque noi abbiamo sempre avuto questa idea comunque di fare un figlio, di fare una famiglia insieme. Sì. Però diciamo che comunque poi quando è successo è capitato. Non è che l'abbiamo cercato proprio. Quindi sì, è capitato. Anche se era strano, perché comunque... diceva il dottore che non... era difficile. Era difficile. Invece poi è diventato facile. Non è stato facile. Apriamo. Ragazzi, questo affumicato è qualcosa di buonissimo. Ragazzi, devo andare a Amsterdam. Buono. È buono il formaggio. È bello, no, è bellissimo Amsterdam. Al di là del centro, che è stupendo, con tutti i canali, ma è proprio bello anche tutta la provincia, tutti i paesi attorno, comunque è pieno di distese di verde. I tulipani non li abbiamo trovati, vero amore? Tulipani no. Però bicicletta a quantità. Ragazzi, sono dei cuoricini. Bicicletta e tulipani. Cioè. Cuoricini a formaggio. Amore.
un soppo buono, di tipo di sfoglia. Ma questo era come con il formaggio? Mm-mm. Buonissime. E questi invece... Sono buonissimi. Sono buoni. Ha un sapore molto molto delicato. Ok. Buoni. Veramente buoni. Se no provare la maionese al tartufo. Al tartufo? Sì. Mi puzza. Questo te la mangi tu. Ma come, amore? La vuoi assaggiare? Assaggialo tu. Va bene. Io l'assaggio. È buona, amore. Fidati, è buona. Loro la mettono sul formaggio la maionese. C'erano tutte le salsine, è vero? La metto un po' qua. Sul formaggio? No, sennò si perde, la metto qua, se non dobbiamo mettere tutta lì. Dentro sono proprio pezzi di tartufo. Mettiamola sul formaggio. Sul formaggio è una tavola. Buona. Allora, sì. Quando vi sposate, questa domanda la dobbiamo fare a Dario. Per il momento deve crescere il bambino. Formaggio con la maionese. Appena il bambino crescerà, la sorpresa arriverà. Sì. Allora, Dario secondo me ha già pianificato tutto. Però non si può dire. È un segreto. Ma la domanda te la faccio io. Sì. Prima di tutto, se la chiamo mai questo formaggio, come fa il buco al centro e poi la buccia? Ce la faccio te. No, io volevo chiedere, e come mai non adesso? Perché mo c'è il bambino. Ma no, mica è nato mo. Però è troppo... lo sbattimento. Non si può fare. Non si può fare. Comunque... è come il bambino, arriverà. Ogni cosa a suo tempo, noi siamo del parere che... ogni cosa ha un tempo... una ragione per esistere, cioè non bisogna prendendo e fare tutto cercarla, subito. Sì. E più la cerchi, oh mio Dio. E più non arriva. Sì, esatto. Poi farete la stanzetta del bimbo? Sì, sì, però ovviamente la faremo nella casa nuova. Azzurra, questa... forza Napoli. In questa casa qua penso che non la faremo. No, questa casa qua no. Lo terremo in stanza con noi. Come chiamerete i baby? Non lo sappiamo ancora. Quando nascerà? Il 3 ottobre. Però probabilmente anche prima. Dario ti conosceva già come youtuber prima di conoscerti? No. Ti racconta sta cosa. No ragazzi, io non conoscevo neanche youtuber che cosa... Anche YouTube. Youtuber, cosa facevano. E cos'era un youtuber? Poi l'ho scoperto man mano. Io sono dell'epoca vecchia ragazzi. Quando... voi siete dell'epoca giovane. Quando ci siamo conosciuti, c'è da dire questa cosa che loro gli dissero, perché alcune ragazze comunque sapevano quello che facevo. Ah, ma lei fa video su YouTube. Fa video su YouTube. Video su YouTube. Che sono questi video? Ma che sono questi video? Ma fai video porno? Video porno. Perché lui conosceva solo YouPorn, ma solo YouTube. No. Vabbè, cosa c'è di male, amore? A me conoscevo solo YouPorn, vedevo pure le macchine, però non vedevo che facevano pure... un youtuber, eh? No. Ma questa maionese mi sta venendo un sacco. Amore, sta venendo solo a te. E tu già hai mangiato? No, non è bello. Ne voglio di più, mi è troppo poco. Che come faccio a tagliare? Devo il coltello? Sto qua col coltello. Ma te l'ho dato, ecco. Va. Sì. Ecco, questa spatolina è bellissima, ma noi preferiamo il coltello. Allora, poi, allora, avete già in mente dei nomi? No. Avete scelto il nome del bambino? No. Siete emozionati, spaventati all'idea di diventare genitori? No, spaventati no. Vediamo Dario che dice. Però evacuazioni ci saranno, che è il primo bimbo. Le? Il primo bimbo. Non ho capito, le? Le preoccupazioni ci saranno. Ah, le preoccupazioni sì. Poi man mano le cose vengono...
Vabbè, certo, come in tutte le cose della vita, io a parte che sono più grande, però anche il passato, qualsiasi cosa ho fatto, sì, c'erano le preoccupazioni, le ansie, però non mi facevo mai sopraffare, cercavo sempre di vedere il lato positivo, anche perché mi è capitato tantissime volte, questo adesso l'ho imparato, adesso che sono grande, quando ero più piccola, per esempio, avevo l'ansia anche per un esame a scuola, all'università. Ma tutti quanti, amore. No, sì, poi ho capito, mamma, perché avevo quest'ansia? Perché io col cervello mi mettevo a pensare a cose che poi non succedevano. Quindi alla fine, questo io poi ho capito col tempo, ho detto guarda un po', io mi sono immaginato, ho avuto delle paure che poi sono state proprio inutili, perché non si è mai verificata quella cosa e sono state... Quindi non conviene pensare in negativo, conviene pensare in positivo. Sì. Ovviamente se studiate, non vi sto dicendo che non dovete studiare se andate a scuola, voi studiate, fate il vostro dovere, date il massimo, però pensate positivo, pensate che l'esame andrà bene, pensate che vi chiederà le cose che sapete, non le cose che non sapete. Almeno ci avete provato. Sì, esatto, se no va a finire che andate là con l'ansia, anche inutile, perché magari tutte le cose che avete pensato non succedono. Quindi adesso, piuttosto che pensare tutte le cose negative che potrebbero succedere, se poi non ce la faccio, se poi, ma se poi non ce la faccio, però e se provato. Poi ce la fai, ci hai provato. Quindi adesso ho imparato col tempo, però col tempo adesso sono più grande, ho capito questa cosa, cioè che non devo pensare a negativo, ma devo pensare che andrà bene, tutte le cose positive. Ovviamente però io comunque ci metto il massimo sempre dell'impegno, della prudenza, della... no? Questo è. Poi, allora, questo formaggio con questa maionese è troppo buono. Sì. Veramente? Abbiamo scelto bene il maionese al tartufo. Ma dobbiamo andare a Amsterdam a comprare di nuovo. Amsterdam, stiamo arrivando per comprare il formaggio. E la maionese. Questa la faccio a te questa domanda. Vai. Mi chiede Giuliana. Vai, ciao Giuliana. Giuliana. Ovviamente vi salutiamo tutti e ringraziamo tutti per le domande. No. Che tipo di mamma sarai? Secondo te io che tipo di mamma sarò? All'avventura, ragazzi. Dobbiamo scoprire man mano la mamma che sarà. Però sarà una mamma dolce. Sicuramente. Poi? Poi bisogna scoprire mamma e vi dirò i dettagli di come che mamma sarà. Però sarà una mamma bella, dolce, educata. Esaurita. Esaurita. Pazza. Penso che un po' tutte le mamme esaurite. Sì, mi aiuterà molto il fatto che comunque adesso secondo me è proprio il momento giusto, perché comunque bene, i bambini quando arrivano riesco a gestire comunque il lavoro, però, la vita, tutto, sì. Quindi bisogna incastrare un po' tutto. Sì, se fosse successo anni fa sono stata un po' è più un po' più perché perché situazione in sospeso, lavorativamente non era come adesso, no. Anche economicamente, invece comunque adesso è tutto diverso. Più, sì, sarò molto più una mamma rilassata. Dice. Credi in Dio? Facciamo sì. Rispondere a Dario. Credi in ragazzi, Dio? Io credo in Dio. E Dio crede in te? E Dio crede in me, è normale. Dio crede in Dario? Sì. Quando amo questo problema non c'è. C'è chi crede e c'è chi non crede, io credo. Credo... Io credo in Dio, però in un modo più equilibrato, non so come definire questa cosa, perché a me non piacciono gli estremismi, mi piace molto la tolleranza, mi piace molto rispettare le idee altrui, quindi non mi piace, e soprattutto mi piace avere la mente libera dai dogmi, dalle regole, da... Quindi quando poi mi si impone delle cose dal punto di vista della Chiesa, cioè io scelgo in cosa credere, in cosa non credere, in cosa è giusto e cosa no. Però in Dio comunque sì, ci credo. Ha senso quello che ho detto, amore? Diciamo. Insomma. Allora, nomi che vi piacciono? Oh, Mario, io con nomi sto proprio... veramente. Balia delle... facciamo un altro giro. Delle onde. Sì. Dai un po' d'acqua a me. Sì.
Ma dovevamo comprare 10 vasetti, no? Già ci hanno fatto buttare due cose quando siamo andati in aeroporto. Ah, sì, è vero, avevamo comprato anche tipo che erano delle bevande, delle bevande anche che volevamo provare con voi. E invece poi però ce l'hanno buttate. Hanno provate loro. Avevamo in bagaglio a mano, che poi non capisco sta cosa. Io sempre mi chiedo, ma non è uno spreco che buttano tutte queste cose? Ma secondo me non le buttano, le buttano la tutti da sua. No, 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 quelle le buttano, non le ho viste, buttano là dentro. Butta, poi doveva dire la verità dove vanno. Ma sono chiuse, sono sigillate, scusa, ma raccogliete le date a qualcuno. Poi non sappiamo che fine fanno, quando dobbiamo dire in fondo che comunque, fine fanno. Comunque, amore, tagliami un altro po' di tutti i formaggi. Ancora? Sì. Coltello. Poi, come vi siete conosciuti in palestra? Ti seguo ormai da anni, non ti ho mai vista così luminosa e felice. Grazie, ti mando un bacio grande. Che è grazie a te. Tu e Dario, da quanto vivete insieme? Da subito. Da appena che ci siamo... conosciuti. No, appena ci siamo conosciuti, no. Appena che... subito. No, appena che ci siamo cominciati a frequentare. Sì, siamo iniziati a frequentare, che le nostre anime si sono legate. Che noi ci siamo incontrati un anno prima. Le nostre anime sono incontrate un anno dopo. Quelle. No, ma sai che sembra questo qua? Sì, il Buster, a me sembra il Buster. È vero? Sì. Le nostre anime sono incontrate un anno dopo, e da quando siamo iniziati a frequentare, il primo bacio, insomma, le prime frequentazioni. Dario subito, comunque, dalla prima volta che è venuto qua a casa mia si è portato le pantofole e lo spazzolino ed è stato a casa mia, mi ho detto tutto. E mi disse anche per andarmene da qua mi devi solo cacciare a calci, non me ne andrò mai più, ok? Bravo. Volete una cosa, ve la dovete prendere e dovete veramente lottare e dare il meglio di voi. Sì, quello che ha fatto lui, perché comunque io all'inizio per me era molto difficile. Dura. Comunque, sì. Andare, vorreste fare un viaggio con il piccolo dove? Sì, a Parigi, a Disneyland. Ah, bello! La portiamo là, sul parco di divertimenti. Vabbè, comunque dovrei andare. Sì. Ormai, perché mica lo rimaniamo a casa, ce lo portiamo. Non penso che non ce lo porteremo, cioè ce lo porteremo sempre. Lo guarda pochi. Mentre sono una bella coppia e si vede che amore è puro. Grazie ragazzi. A quando le nozze? L'abbiamo già detto. Grazie ragazzi. Okay. Questa è bellissima. Riuscite a fare sesso anche se sei incinta? Certo che sì. Lo mandiamo a tutte le persone. E sono incinta. Dice, amore. Sì, comunque secondo me è bello perché... il bambino sente l'amore, no? Sì. Avete già deciso il nome del bimbo, l'abbiamo già detto. Non avete scelto il nome, tutti quanti hanno scelto questo. Lo senti muore ancora troppo presto? Poco. Poco. A volte anche lui, rimetto la mano, tipo per esempio la sera. Lo sento di muoversi. Secondo me perché si... chissà. Si sposta, si muove a destra, a sinistra, si gira a destra, si gira a sinistra. La posizione. Vi manca qualcuno? No, per il momento no. No? No. Ci bastiamo. Siamo noi. Non ci manca nessuno. Sì, ci manca Baby. Baby, ma arriva. Ve lo faremo vedere prossimamente. Cosa ti prova ad essere in due a pensare che tra qualche mese sarete in tre? È bello. È emozionante. Non sembra ancora vero perché non ce l'hai tra le mani. Però quando compriamo le tutine, le cose, immagino che poi lui starà là dentro, cioè sì, è bello. Chi è più il coccolone tra voi due? Io. Tu. Lei è più coccolina. Dario è molto... vabbè, io pure ho i miei momenti. Sì. Però... A momenti. Cioè... Dario invece è molto più coccolone. Più dolce. Più dolce, lui. Sì. Chi è più bravo a cucinare? Lei. Io. Puoi dirmi una cosa per ciascuno? Se fossero stati tre gemelli, come avreste reagito? Tre mio gemelli. Dio. Una a me, una a lei e una a Pupi. Allora, guarda, se fossero stati due gemelli, uno maschio e uno femmina, non sarebbe stato male. Abbiamo stato traumatizzante, traumatico,
È difficile, però sarebbe stato bello. Vabbè, io ammiro quelle persone che tengono 2 o 3 gemelli, non so come fanno. Però 3 gemelli, oh mio Dio. Però niente, vuol dire che così doveva andare. Così ce lo prendiamo. E si affrontava. Chi si è dichiarato per primo? Io. Ma guarda, amore, non dire le bugie, per favore. Ci siamo dichiarati insieme. È vero. Come mai non vi siete sposati prima? Allora, c'è da dire che io e Dario comunque ci conosciamo, cioè siamo insieme da solo 2 anni. Da poco, questo è vero. Ci conosciamo da 3 anni e stiamo insieme da 2 anni. Vabbè, però la convivenza comunque è esperienza. E poi sì, alla fine abbiamo fatto convivenza da subito, però non abbiamo, siamo mai sposati perché noi in questi 2 anni ci siamo dedicati molto al lavoro. Al lavoro. Quindi abbiamo costruito la nostra azienda insieme, il nostro shop online insieme. Tante cose ed è stato un periodo molto difficile in cui abbiamo affrontato un percorso molto diverso. Sì, molto diverso. Abbiamo cominciato con il lavoro prima del fidanzamento. È vero. Però forse è stato meglio così perché comunque da cioè adesso dopo 2 anni possiamo dire che comunque ci siamo realizzati, che comunque non finisce qua, però stiamo un po' più tranquilli perché abbiamo affrontato un sacco di problemi, un sacco di sacrifici. Abbiamo pensato prima su costruire su basi forti, ragazzi. Beh, anche abbiamo aperto il nostro shop online. Sì, abbiamo investito. Abbiamo investito soldi, abbiamo, tempo. Abbiamo recuperato questi soldi, poi abbiamo fatto investito poi di nuovo. Poi l'abbiamo persi, poi l'abbiamo recuperato. È stato un casino. Comunque alla fine sono stati 2 anni impegnativi dal punto di vista lavorativo. Lui ha dovuto cambiare completamente il suo lavoro. Io ho dovuto trovare il tempo per dedicarmi a questa nuova cosa e già il tempo era poco. Comunque, quindi ci siamo dedicati più a questo che a noi come coppia. Anche se abbiamo sempre fatto tutto insieme e convissuto insieme. Poi adesso è successa questa cosa, adesso ci dedichiamo a questo perché non abbiamo pensato al matrimonio. Mi ha colpito più di lui il suo sorriso, che veramente me lo ricordo. Grazie. Ancora, è il primo giorno che l'ho visto, il suo sorriso che... Che lavoro fa Dario? Lavora con me, abbiamo uno shop online, un'azienda, quindi questo. Assaggeremo i dolci, quindi questo, dolci. Questo e questo, il bombolone. Bombolone, te lo mangi tu. Apriamo tutto, apriamo questi biscotti. Ah, sono belli, sono come dei soldini, guardate i soldini. Oh, che bello, guarda questi, no, vabbè, sono fantastici, guardate. Amore, questi odori sono arancio. Sì, sono ripieni. Di arancio, sì. Che bel profumo di cacao, che poi quando siamo andati qua in questo posto dei mulini. Dei mulini c'era la fabbrica del cacao. Infatti, oh mio Dio, si sentiva il cacao nell'aria. Sì. Mamma mia, questi biscottoni, guardate come sono grandi. Questo è già questo, smart. Ma buono questo. È tipo ripieno di pasta di mandorle, è buonissimo. Pure questo è buonissimo. Questo è tutto smart, allora. Primo bacio com'è stato? Il nostro primo bacio? È stato San Valentino. Sì, è vero, in macchina, è vero, com'è stato? Bellissimo. Sì, poi c'è questa ragazza che si chiama Martina, parla del rapporto che ha ora con Max. Con te o meno con me. No, oh, guarda la tua faccia. Dico, ma... Beh. Se mi sono lasciato ormai da... Boh, quasi 3 anni. 2 anni, 3 anni. Perché chiedere ogni volta di parlare di una persona con cui non sto più insieme? Non perché ci sia qualcosa, Ma... Passato è passato. Chiedetemi delle cose che vi mostro, no? Cioè,
Devo stare qua a parlare con persone, non vedo, non sento con cui mi sono lasciata, qua abbondantemente salutato dalla mia vita, ma perché? No. Ma lo dico in tutta tranquillità, non è che mi sto arrabbiando o qualcosa, però lo vedo inutile, anche perché magari lui si vede sto video che parlo di lui, gli può dare fastidio, non so se gli dà fastidio, se gli fa piacere, ma è proprio una cosa fuori luogo. Cioè, una persona con cui mi sono lasciata molto basta. Buonissimo, sono pieni di smarti. Ma smarti e cioccolati? Tutti sono qua. No, sono smarti sempre di cioccolato, no? No, quelli sono gocci di cioccolato. Ma sono veramente buoni. Super crunchy. Comunque, il rapporto che ho ora con Max non c'è un rapporto, perché non ci vediamo, non ci sentiamo, ognuno fa la sua vita, anche se comunque non ci odiamo, che comunque abbiamo trascorso tanti anni insieme, c'è un pezzo, un grande pezzo di vita, quindi semplicemente poi ci siamo lasciati, quindi ognuno fa la sua vita, quindi non ci sentiamo e non ci vediamo, giusto? Giusto. Grazie. Sono buonissimi i soldini, amore. Cioè, ma dove è l'arancio, scusa? Il sapore sta all'interno. Ma io mi pensavo che dentro c'era la marmellatina. Però è buono. Sono delle pepite, tipo le... No, tipo dei soldini. Non buono, è cioccolato. Non è che dentro c'è un ripieno di arancio. No, cioccolato, c'è il sapore. Che sa di arancio. Il sapore di arancio. La cosa che ha colpito di me? La tua bellezza. Che cosa vuoi che prenderà da dare o cosa da te? Questa io avevo risposto su Instagram. E già abbiamo risposto. Però magari che non ha visto quel giorno quella storia. Per onesto? No! Cosa vuoi che prenda da te? Da te? Sta dicendo cose da te? Ok, poi dopo da me. Onesto. Rispettoso per le altre persone. Deve dare per non ricevere. Dare per non ricevere, cosa significa? Scusami. Deve dare senza un ricevere qualcosa in cambio. Se glielo danno, glielo danno, se no, altrimenti l'ha fatto questa. Col cuore. Giusto. Poi deve avere rispetto per le persone più adulte. Giusto. Deve essere preciso con gli orari, non proprio preciso. Puntuale. Puntuale. Ok. E poi questi sono tutti i tuoi pregi praticamente. E poi devi prendere la bellezza della mamma. No, e poi da me che cosa? La bellezza della mamma. Che è la dolcezza della mamma. Che deve saper cucinare come la mamma. E poi, vabbè, tante altre cose che verranno man mano. Dimmi che cos'altro, scusa, solo questo. La dolcezza, la bellezza, cucinare, sul lavoro è determinata. E poi, vabbè, questa qua, questa, amore. Non lo trovi? È perso. Perso. Niente. Perché vuole mangiare. Che fine ha fatto una foto? Ragazzi, uno sa da i biscotti li dovete comprare. Ma forse non è che sono un costa. Noi non l'abbiamo mai visti qua. Qua no, non credo. Forse questi qua sì. Ma neanche in America, se non l'avremmo comprati. Questi qua sì, però. Proprio sì? Non mi sbaglio sempre. Questi neanche. No. Comunque sono buonissimi. Vi salutiamo. C'è anche Pupi che ragazzi, venuta... andate a Amsterdam. Bella, per qualcuno vi dico che Amsterdam è la città del peccato. Veramente? Vabbè, perché ci sono i sexy shop. Invece no. Vabbè, noi siamo andati anche a vedere, però comunque alla fine c'è altro, quella è una piccola parte. Invece è la città della libertà. È vero, molto, quando si respira molto questa area di libertà, di spensieratezza, di tranquillità, di serenità. Mi è piaciuta tantissimo, devo dire la verità, ci tornerei.
E poi anche ci città, tornerò. È una delle città più importanti che ci sono. Sì, anche cioè culturalmente, perché, storicamente. Perché per Bangkok, c'è quella di Bangkok, che come si chiama? Non mi ricordo, ma non facciamo caffè, fermiamoci a Bangkok. Buonasera, belle. Vi mandiamo un bacio grande, lasciate tanti like al video e ci vediamo o giovedì o venerdì con il vlog aggiornamento della gravidanza, cui farò vedere anche tutti gli acquisti. Ciao! Ciao family! Sì, ragazzi, mangiate. Mangiate voi, è vero, ma se stavate ragazzi, qui per mangiare voi. Assaggiate, assaggiate. Vi aspettiamo. Ma che non ne vediamo più. Se li volete mangiate. Mi è battezzato! Sì! Dopo qui, togliete!